grazie per l'invito e ringrazio la Chemi Control, tutti ovviamente i dipendenti, i lavoratori, e mi faceva anche piacere essere vicino, anche se non potrò rimanere per tutto il momento, però a una realtà insomma comunque storica del nostro territorio. E oggi noi faremo il punto su quelli che sono i problemi di oggi, ma anche i problemi di domani per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Quindi partiremo da quelle che sono le emergenze oggi, parleremo per esempio di regole da seguire in casa, ma anche di regole che le aziende alimentari possono seguire per migliorare la sicurezza dei prodotti. Quindi temi come per esempio la sostituzione degli additivi, il cambiamento delle ricette, quindi i consumatori sanno che sempre di più quando vanno a fare la spesa controllano l'etichetta degli alimenti, sono molto sensibili a questi temi. E poi apriremo una finestra verso il futuro, quindi le tecnologie nuove che stanno trasformando il modo di produrre gli alimenti, per arrivare alla fine a parlare anche della cucina e del ristorante del futuro. Ci sono già alcuni esempi in Italia di ristoranti che si sono organizzati in maniera automatica e vedremo come questo anche nelle nostre case porterà a nuovi elettrodomestici per arrivare addirittura ad avere un domani gli androidi, gli automi che ci aiuteranno a fare i lavori di tutti i giorni nelle nostre case. Non c'è motivo di avere paura, nel senso che i problemi naturalmente esistono, ma esistono anche le soluzioni. La tecnologia va vista in maniera positiva, nel senso che ci dà gli strumenti opportunamente gestiti per migliorare la sicurezza. Questo non significa snaturare la tipicità, la tradizionalità della nostra cucina. Noi siamo visti come delle eccellenze, siamo dei riferimenti in tutto il mondo per la qualità degli alimenti, rimarremo tali ma impareremo a produrre in maniera più efficiente e con minori rischi. Per esempio ci sono già dei produttori di cucine che organizzano le cucine, i piani di cottura, i nuovi piani ad induzione con una serie di innovazioni di domotica che permettono ad esempio di gestire meglio le ricette, di gestire i problemi legati agli allergeni. Sempre di più noi abbiamo in famiglia persone che hanno questo problema e quindi avere delle cucine con la gestione delle temperature automatiche, la possibilità di connessione ad internet per fare la spesa, la possibilità addirittura dall'esterno del frigo, perché i nuovi frigoriferi hanno la parete trasparente, di vedere cosa c'è dentro e di scoprire se gli alimenti stanno scadendo, tutte queste sono innovazioni tecnologiche che miglioreranno la qualità della nostra vita. È proprio così, mentre negli anni 80-90 vedevamo con sospetto elettrodomestici come il forno a microonde, oggi ci siamo abituati ad avere il robot da cucina e molto presto nelle nostre cucine avremo le stampanti 3D. Quindi con le stampanti 3D noi potremo disegnare direttamente il progetto del nostro alimento, scegliere le ricette e realizzarlo in casa. E poi non solo questa innovazione, ci saranno molte novità sugli imballaggi, perché dovrà sparire la plastica. E anche nelle nostre case ci abitueremo a mangiare gli imballaggi. Sembra una cosa strana, ma se ci pensiamo, quando mangiamo un gelato con la cialda stiamo mangiando il contenitore. Quindi prepariamoci all'idea che molti alimenti, per rimuovere gli imballaggi e l'impatto ambientale conseguente, verranno consumati con i loro imballaggi. L'acqua sta scarseggiando sempre di più naturalmente e quindi al di là di quelle che sono le strategie di risparmio dell'acqua ci sono già soluzioni che vediamo per esempio applicate nei paesi arabi di desalinizzazione dell'acqua marina, di filtrazione, di recupero, quindi si sta cominciando a pensare anche a acque che noi oggi consideriamo delle acque reflue, dei rifiuti, di poterle valorizzare, perché sicuramente questo sarà uno dei maggiori problemi del futuro, cioè la disponibilità di acqua e di alimento a sufficienza per una popolazione mondiale che nel 2050 sarà di 10 miliardi, quindi oggi allo stato attuale non c'è acqua e cibo per tutti, ma le tecnologie stanno preparando il terreno per poter garantire a tutti sostenibilità. Sicuramente questi sono argomenti molto divisivi, perché quando si parla in pubblico di argomenti come le proteine alternative, per esempio le farine di insetti, si scatena sempre un grande polverone, perché noi italiani siamo molto tradizionalisti e diffidenti. Ma dobbiamo vedere questo argomento in maniera molto flessibile, molto aperta, perché le proteine alternative e le nuove tecnologie serviranno in condizioni di sicurezza,
a garantire la sostenibilità a tutti noi. Quindi diciamo, vediamo in maniera positiva questo tipo di innovazione che ci porterà a variare la nostra dieta e introdurre nell'alimentazione alimenti che oggi non consideriamo tali. L'alimentazione vegana e vegetariana sta chiaramente aumentando, i dati Nomisma, gli ultimi dati pubblicati indicano che ormai siamo vicini al 10% della popolazione italiana e questo dato è destinato a aumentare notevolmente. Molti di noi diventeranno vegetariani da qui a 20-30 anni e molti sono diventati reducetariani, cioè continuano a consumare la carne ma molto raramente. Quindi l'industria si preparerà per dare a questa categoria di consumatori che sta crescendo delle risposte ottimali. Oggi spesso gli alimenti per vegani non sono così salutari perché da un lato tolgono l'alimento di origine animale, dall'altro lato introducono una lunga lista di additivi e questo è destinato a cambiare. Sicuramente per quelli che erano i laboratori di analisi che un tempo si limitavano a offrire servizio di analisi sul prodotto finito, oggi danno servizi molto più ampi, cioè lavorano a fianco del produttore, quindi lo guidano nel produrre correttamente e quindi offrono un servizio molto molto più variegato di non solo consulenza ma di assistenza nelle attività quotidiane. E quindi questa è la dimostrazione, questo incontro di oggi, di un servizio di formazione avanzata indirizzato alla popolazione ma anche e soprattutto agli utilizzatori professionali. Grazie per l'invito, sono Antonio Angelotti, direttore del servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria territoriale di Fermo. Saluto l'autorità presente Paolo Calcinaro, saluto le signore e i signori e i colleghi che sono presenti qui in sala. Vi dico chi siamo e quello che facciamo. Io sono una delle quattro autorità competenti locali in ambito di sicurezza alimentare riconosciute dal Ministero della Salute, che opera nei 40 comuni della provincia di Fermo. Noi lavoriamo in ambito di settore alimentare, quindi effettuiamo l'attività di controllo ufficiale nelle imprese alimentari registrate, che sono principalmente quelle di vendita al minuto. Nel Fermano abbiamo circa 4.230 attività di vendita al minuto che poi controlliamo congiuntamente con il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. Buon pomeriggio a tutti, per me è un piacere essere qui anche perché sono oltre che vicino come città, ma frequento spesso questa zona, amo molto questo territorio, quindi è veramente un piacere essere qui. E cosa possiamo fare oggi per migliorare la nostra sicurezza alimentare, soprattutto considerando che la pandemia ha inciso pesantemente sulle nostre abitudini. E noi abbiamo pubblicato questo studio che potete scaricare gratuitamente perché è una rivista importante, una rivista open access, quindi si accede senza pagare, e in questo studio abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata degli effetti che la pandemia ha avuto sulla nostra vita, in particolare sui sistemi alimentari. Sono cose molto importanti come la stabilità, la conservabilità e poi quando è arrivato, si è aggiunto al problema della pandemia la guerra in Ucraina, abbiamo capito che c'è anche un problema economico di risparmio energetico perché aumentavano i costi dell'energia, l'abbiamo visto sulle nostre bollette, e ha cominciato a aumentare il costo degli oli vegetali, non si trovava più l'olio di semi di girasole e quindi l'industria alimentare ha cominciato a spostarsi su dei processi non più termici ma alternativi al carbone. E oggi un prodotto alimentare per essere lanciato sul mercato, se può vantarsi dell'etichetta naturale 100%, cioè non contiene additivi, questo è un elemento importantissimo per il lancio. Quindi è stato già dimostrato che la microplastica ormai è un elemento costitutivo delle nostre cellule. Sapete cosa significa questo? I plastificanti presenti nelle microplastiche sono interferenti endocrini, cioè riducono la funzionalità del nostro apparato riproduttore e ci preparano la strada per perdere fertilità. Quindi se l'uomo diventa sterile
perché è stato così stupido da non riuscire a rimuovere la plastica dall'ambiente, è destinato a scomparire dal pianeta e se lo merita.